sono cerignolano, è un onore far parte di questa società. Speriamo di farvi. È un impegno abbastanza gravoso, visto che lei è anche un imprenditore. È un impegno, un grande impegno, e lo porterò fino in fondo, ed è anche molto pesante, considerando... È una realtà importante da prendere in mano, in consegna. Lo stavo dicendo proprio adesso, è molto importante, visto comunque che la vecchia società ha fatto tanto e ha dato tanto per Cerignola. Spero di essere all'altezza, anzi devo essere all'altezza. Obiettivi? Ma obiettivi, nessuno gioca per perdere, quindi cercheremo di dare il massimo. Sarà comunque una stagione importante? Sicuramente, speriamo che per via del Covid non ci sia di nuovo un blocco, quindi diciamo, giocheremo tutte le carte che abbiamo. Quindi si punterà su una squadra forte come lo scorso anno? Tutte le squadre hanno la loro formazione, è normale, noi, ripeto, giochiamo per vincere, non per... ovviamente siamo ridimensionati, però non lasciamo nulla al caso. Quindi non credo... lo scorso anno, i vari Sansone, Coletti e via dicendo, non li vedremo più? Al momento non le posso dire nulla, stiamo valutando. Sull'allenatore può essere... le questioni tecniche, direttore sportivo. Sulle questioni tecniche, direttore. Quindi non credete nel ripescaggio, casomai, se un eventuale? No, perché no? Lo valuteremo se nel caso, ma al momento è prematuro, perché l'esperienza ci ha portato a pensare che dobbiamo attendere. Ai tifosi che cosa si sente di dire? Dovremmo... dal cuore dico che vinceremo, però diciamo manteniamoci bassi e teniamo i piedi a terra. Siete presidente?